fin quando noi non capiamo che ci sono persone che vanno aiutate e persone che invece non ce la facciamo perché non abbiamo il potere economico per aiutarle, e dividiamo queste due cose, finiremo sempre a vedere queste situazioni, perché chi scappa dalla guerra, chi è profugo, chi è qui e è qua regolarmente va aiutato. Però se noi invece che aiutare solo quelli, no, ma se invece che aiutare solo quelli, sto dicendo questo, che ancora aggrava, ancora aggrava di più, perché noi aprendo le porte a tutti alla fine non aiutiamo nessuno, per cui non facciamo un favore né agli italiani, né alla nostra economia, né alla sicurezza del nostro Stato, né niente a noi, ma neanche a queste persone, perché di fatto non le aiutiamo, di fatto arrivano qua e poi spesso magari chi viene qua e delinque, alla fine la casa ce l'ha perché fa il piccolo spacciatore, entra dentro un circuito di criminalità organizzata, per cui mangia e sopravvive bene, sì. E poi vanno invece a finire, come abbiamo visto anche nei barconi con le persone che morivano, che erano quelle nelle stive sotto, che erano quelle che non avevano i soldi. Allora, o la politica si detta chi dobbiamo e possiamo aiutare e chi invece è un migrante che viene da stati come il Marocco, ora parliamoci chiaro, il Marocco ha un PIL che cresce più del nostro, sì. E quelli noi non possiamo pensare di metterli in strutture, mantenerli, aiutarli, perché non ce la facciamo, cioè inutile, è ipocrita dire aiutiamoli tutti se poi li lasciamo morire come è successo in questo caso.